È uno dei fiori all'occhiello di Abetone. Quando durante le festività natalizie la stagione sciistica più famosa dell'Appennino è rimasta senza neve, i pochi turisti giunti in paese lo hanno molto apprezzato. Parliamo del Museo dello Sci che conserva i cimeli dei grandi campioni abetonesi Zeno Colò e Celina Seghi. È stato inaugurato 3 anni fa circa e raccoglie tantissimi cimeli importantissimi, sia di Zeno Colò che di Celina Seghi, e quindi, come ha detto lei, chi viene all'Abetone deve venire a visitarlo, perché veramente qui abbiamo la storia dello sci. Lo sci è nato qui all'Abetone in contemporanea con le altre località delle Alpi, però ha una bellissima storia e che tra l'altro per chi viene a visitarlo gli viene anche raccontata dalla voce storica abetonese. Abbiamo visto la medaglia d'oro di Oslo, ci sono i primi sci di Zeno Colò, ci No, sono. sono gli sci che lui utilizzò per vincere sia i campionati mondiali ad Aspen che le Olimpiadi ad Oslo l'anno dopo, 2 anni dopo, nel 52. Quindi, E poi tanti diplomi di Celina Seghi. assolutamente, questi ci sono stati donati dalla famiglia 1 mese e mezzo fa e noi abbiamo cercato di collocare nel modo più giusto, più fruibile. E poi i laboratori che servono anche Sì. come didattica. Sì, ma ecco, questa potrebbe essere un'idea futura, quella della didattica. È una piccola stanza dove vengono raccolti tutti gli oggetti utilizzati dai falegnami dell'epoca, i primi del Novecento, e tutti quelli che venivano utilizzati dai fratelli Seghi, costruttori degli scarponi di Zeno Colò, che poi divennero modello Zeno Colò con la doppia allacciatura. L'ultima cosa che mi preme dire è che stiamo lavorando all'apertura di altre 3 stanze del museo, quindi è un appuntamento che vi diamo la prossima estate.